Cari amici, un saluto da San Siro, niente collegamento in cabina con il nostro Bruno Pizzolo, ma oggi conduco io le danze, parlo qui proprio dal campo, stiamo aspettando che le due formazioni, vedo che sono già pronte, che stanno per uscire, è il 2 gennaio 1972, dunque ci sarà questa grandissima sfida che nella realtà terminò 0-0. E vi do anche le formazioni, dunque Inter e Juventus, le squadre in campo, formazione in campo con Bordon, Bellugi, Facchetti, Bedin, Giubertoni, Burnic, Jair, Bertini, Boninsegna, Mazzola e Corso per l'Inter. La Juventus risponde con Carmignani, Spinosi, Marchetti, Furino, Morini, Salvadori, Haller, Causio, Anastasi, Capello, Bettega. Questo l'11 bianconero. È il 2 gennaio del 1972, quindi insomma siamo proprio all'inizio dell'anno. Pensate, ci sono stipati nel catino di San Siro 80.000 spettatori per questa sfida che da sempre è molto, ma molto sentita sia da una parte che dall'altra, viene chiamato il derby d'Italia. E l'arbitro sarà Concetto Lovello, quindi insomma ne vedremo delle belle. E allora stanno passando i calciatori alle mie spalle, Inter e Juventus dunque si stanno portando al centro del campo per la foto di rito, hanno già fatto il riscaldamento fino a un quarto d'ora fa, adesso sono pronti per giocare. Dunque allora cediamo la linea al terreno di gioco, noi ci ritroveremo alla fine del primo tempo, mi stanno comunicando di lasciare la postazione perché adesso devono proprio cominciare, quindi ciao a tutti, a dopo alla fine del primo tempo. Bene, grazie Roberto Valentino, allora adesso tutto è pronto dopo tanto parlare, partiti! Inter che comincia con il pallone, Corso subito si scontra a centrocampo con gli avversari juventini, Facchetti, ancora Corso, questa volta Haller alla meglio, il lancio, il tocco per Bettega, Haller ancora per Marchetti, Capello, ancora Marchetti, una vittoria per la Juventus sarebbe importantissima in chiave scudetto e lo sarebbe anche per l'Inter perché potrebbe tentare di rientrare con una vittoria, non che rientri, ormai il distacco è abbastanza notevole. Intanto c'è questo corner per la Juventus dalla bandierina, Capello opta per il lancio in mezzo, il colpo di testa a liberare dei difensori interisti, poi Marchetti, il tocco per Haller, il tiro, la parata di Bordon. Dunque primo tiro in porta per la Juventus, il rinvio di Bordon. Palla conquistata dai giocatori juventini, Causio. Fermato Causio, ruba palla Corso, poi Boninsegna, quindi il passaggio per Jair, contrastato da Capello, riesce a toccarla per Bellugi, lo scambio di Bellugi, poi però i juventini riconquistano il pallone, ancora Bertini, Mazzola, attenzione Corso, il tiro, ma la palla è abbondantemente al lato, Inter che risponde con questo tiro, ecco, vediamo il tocco percorso, il tiro, ma piede sul destro che non è certo il piede, per dirle in gergo, è quello che usa per salire le scale, nulla più, corso un sinistro, attenzione, palla dentro, l'uscita di Carmignani, poi il pallone a Roberto Bettega, avanza la giovane punta juventina, fermato Jair, Bellugi, il tocco per Boninsegna, questi a Jair, poi Bertini, Corso, attenzione, Facchetti, il cross, Mazzola di testa, il pallone viene catturato da Carmignani, Spinosi, Causio, Furino, ancora Causio, tocco all'indietro per Spinosi, il difensore rilancia verso Causio che centralmente in testa da Furino, ancora Furino, sempre Spinosi, Juventus che avanza sul settore destro, poi Capello,
Furino, Anastasi, Causio, vediamo se ci sarà il cross, no, il passaggio centrale per Furino che tenta di, attenzione, l'arbitro ferma il gioco, fuori gioco. E dunque si riparte con una punizione per l'Inter. Bordone al rinvio, sembra un rinvio più che una punizione, anche se fuori area. Bene, dopo questa disquisizione riprendiamo con la telecronaca. Pallone che termina in fallo laterale in favore della formazione interista. Bellugi, Jair, Mazzola, Bertini, ancora Mazzola, avanza Mazzola, il tocco per Corso che viene fermato, l'arbitro dice che non c'è fallo, poi Boninsegna che tenta il tiro, la parata del portiere juventino e dunque Salvadore, ancora Salvadore, Spinosi, Anastasi, attenzione, punta l'area Anastasi, ma poi Bertini lo ferma e rilancia l'azione per l'Inter. Corso, Facchetti, Bertini, Bedin, il mediano lotta con Haller, poi riesce a toccare per Sandrino, Mazzola che viene fermato dal tedesco, oggi molto combattivo, Anastasi, Furino, Causio, scende sulla destra Causio, inseguito da Facchetti, lo affronta adesso il terzino interista, la palla dentro, Bettega di testa, la parata di Bordon, ha svettato Roberto Bettega e Bordon con uno splendido colpo di reni è riuscito a parare. Bellugi, Boninsegna, Bertini, il tocco ancora per Bellugi che la rimette dentro per Mazzola, fermato poi Jair e quindi Haller, scusate, Morini che tocca per Bettega, Anastasi, fermato da Burnic, Boninsegna, Corso, tiene palla Corso, poi l'apertura verso Bellugi, il cross di quest'ultimo, allontanano i difensori bianconeri. Partita che sta vivendo in questo frangente molti capovolgimenti di fronte. Furino, palla lunga verso Bettega, Causio, ancora Causio, il passaggio per Haller e finisce il primo tempo, Juventus e Inter 0-0. Bene, finito quindi il primo tempo, 0-0 risultato, 44% il possesso palla da parte dell'Inter, quindi il restante 54% è della Juventus. Tre tiri in porta, due nello specchio per l'Inter, due tiri in porta, uno nello specchio per la Juventus. L'Inter ha disputato un buon primo tempo, la Juventus ha risposto e il risultato comunque è fermo sullo 0-0. Diciamo una partita abbastanza piacevole. E allora che dirvi? Speriamo che nel secondo tempo ci sia qualche gol, da una parte o dall'altra. Va bene lo stesso, l'importante è che si segni. Mi dicono di lasciare la postazione, allora io vi saluto, ci ritroveremo alla fine della partita. Dunque riprendiamo il collegamento da San Siro per questo secondo tempo tra Juventus e Inter. Juventus che manovra con Causio, fermato da Bertini, recupera il pallone Causio, il tocco per Furino, questi nuovamente sulla sinistra per Capello. Capello tocca lateralmente per Marchetti, scende sulla corsia di sinistra Marchetti, poi nuovamente accentra il gioco su Furino. Questi Haller, attenzione, Helmut Haller, Bettega, il tiro di Bettega, gol! Juventus in vantaggio. La Juventus si porta in vantaggio grazie al gol di Roberto Bettega che, imbeccato dal tedesco Haller, riesce a trovare l'angolo giusto per battere Ivano Bordon.
Ecco, rivediamo l'azione del gol. Del Mutaller a Bettega, è il destro preciso che porta avanti la Juventus. Ecco, vediamo anche da questa angolazione il tocco di sinistro, poi Bettega che di destro va a battere il portiere interista Ivano Bordon. Dunque Juventus in vantaggio qui a San Siro al 50° minuto, e difatti ce lo conferma la grafica di PES Graffiti. Bellugi, Facchetti, Inter costretta adesso all'arrembaggio con il rischio di esporsi al contropiede juventino. Jair, fermato Jair da Capello, Anastasi, lo scambio con Bettega, attenzione Bettega, Anastasi, va via Anastasi, inseguito da tre difensori nerazzurri, poi tenta un tackle ma non riesce a recuperare il pallone, dunque Inter all'attacco, Boninsegna, Boninsegna, Jair, Inter che attacca con il suo brasiliano, l'appoggio per Bellugi, è arrivato a sostegno delle punte, Mazzola, attenzione Mazzola, Jair, Bertini, fermato Bertini, Furino, Anastasi, Bettega, riesce a fermare il passaggio difensore nerazzurro, dunque Inter che può ripartire, Mariolino Corso, Jair, il lancio per Bellugi che di testa riesce a toccare per Boninsegna che però viene anticipato, pallone che viene allontanato dai difensori della Juventus, Bellugi al rinvio, Mazzola, Bedin, Mazzola, Bertini, il cross di Bertini per Mazzola, attenzione Mazzola, il tiro è però era troppo defilato per poter impensierire il portiere Carmignani, dunque l'occasione che sfuma. Ottima l'idea, però avrebbe, a mio avviso, avrebbe fatto meglio a metterla in mezzo. Però l'arbitro dice che c'è stata comunque la deviazione di Carmignani, attenzione palla nel mucchio. Poi c'è Jair, Bellugi, attenzione Bellugi, Jair, Burnic, Burnic, il tiro di Burnic, il pareggio dell'Inter con Tarcisio Burnic che esulta. È molto raro che Burnic si faccia trovare in zona gol, oggi c'era e ha portato in parità la formazione interista. Molto bello il suo gol, è arrivato di gran carriera, come si suol dire. Lo scambio con Jair, cioè è Jair che ha toccato per Burnic, non è che Burnic ha triangolato con il brasiliano. Fatto sta che il suo destro è stato vincente, dunque ecco la gioia di Tarcisio Burnic, nostro caro amico della pagina, al quale mandiamo un grande bacio, un grande abbraccio. Ciao Tarcisio, caro Tarcisio, grazie per la tua amicizia. Dunque la Juventus adesso risponde con questa folata offensiva, Marchetti va sul fondo, attenzione Marchetti si ferma, Marchetti entra in area, pericolosa l'azione del difensore juventino, poi Capello la mette dentro e allontana, allontana Giubertoni, calcio d'angolo per la Juventus, Causio dalla bandierina, la palla dentro e poi allontanano ancora i difensori, Furino, Marchetti, Capello dal limite, il tiro, la parata di Bordon. Il rinvio dell'estremo difensore nerazzurro Inter che è ancora impegnata nelle coppe europee, questa settimana ci sarà il ritorno di Inter ai K Atene e poi vedremo chi affronterà l'Inter. Attenzione, intanto c'è questo cross, l'arbitro però ha fermato il gioco, Bettega non ci sta,
Ecco, Bellugi, rivediamo l'azione al replay. C'è stato questo intervento su Marchetti, punizione alla battuta a Capello. La palla dentro, il colpo di testa di Anastasi, palla che termina alta sopra la traversa. Mi sembra non ci sia il tocco di Bordon, non c'è deviazione, difatti si riprende con una rimessa del portiere che ha dato a Burnic, questi a Bedin, Boninsegna. Oggi Bonimba è stato praticamente inoffensivo, la marcatura su di lui è funzionato benissimo. Boninsegna, Salvatore ha saputo contenere l'attenzione, Boninsegna però c'è questa azione, Boninsegna va al tiro, il pallone però viene smorzato dall'intervento di un difensore juventino che ne ha smorzato appunto la potenza. Salvatore, è stata l'unica azione per il momento di Boninsegna, l'unico tiro in porta in tutti i quasi 90 minuti. Bertini alla rimessa, il pallone verso Corso, Furino, palla dentro, recuperano i difensori interisti, poi Facchetti non riesce a tenere il pallone in campo, dunque rimessa laterale in favore della Juventus, riceve Spinosi in questo momento. Il passaggio per Haller, attenzione, lo ferma molto bene Bedina, poi Boninsegna, il pallone percorso, questi da Jair, Mazzola, Inter che prova con Bellugi adesso a salire, potrebbe essere l'ultima offensiva della partita, attenzione Jair, il pallone sprecato dai giocatori dell'Inter, l'arbitro intanto controlla il cronometro, a nostro avviso mancano più secondi che minuti e attenzione, la Juventus potrebbe, niente di fatto, credo che l'ultima azione a questo punto sia dell'Inter che dovrà sfruttare bene, attenzione, avanza Bellugi, deve assolutamente metterla, niente da fare e finisce la partita, Inter 1, Juventus 1, Bettega al 50esimo, Burnic al 67esimo, a te la linea Roberto Valentino. Dunque terminata 1-1, la Juventus si era portata in vantaggio con Roberto Bettega, questo giocatore che sta attirando l'attenzione dei tecnici della nazionale, infatti in tribuna c'erano Ferruccio Valcareggi e Enzo Bearzot, suo stretto collaboratore, ovviamente non solo per Bettega, anche per altri giocatori. Poi c'è stato il pareggio di Tarcisio Burnic, questa roccia, questo grandissimo difensore che ha pareggiato 1-1, e come dimenticare un altro suo gol veramente famosissimo, quello contro la Germania nella mitica semifinale di Città del Messico, dove gli azzurri vinsero per 4-3. Comunque Burnic oggi è stato utilissimo alla causa nerazzurra, perché ha rimesso a posto le cose, e un Inter questa che francamente penso sia ormai fuori dalla lotta dello scudetto, a meno che non ci sia un'impennata come nell'anno scorso, che ha cominciato a macinare punti su punti e ha raggiunto il Milan, lo ha raggiunto e superato. Vedremo quest'anno come andrà a finire. Dunque Juventus che torna a Torino con un punticino, l'Inter che prende un solo punto da questa partita casalinga. Per questa settimana dunque tutto, e allora io rimando la linea alla pagina. Noi ci troveremo domani con la Domenica Sportiva Graffiti, con un ospite veramente, veramente simpatico, ho già lavorato con lui a Radio Rai. Avrete modo insomma di sentirlo, persona molto colta, pacata, e nel calcio questi sono i giornalisti che ci vogliono, colti e pacati, senza star là a fare il mercato, come dico io. Bene, da San Siro del 1972 è tutto, da Roberto Valentino è tutto, auguri di buon anno, buon 1972 a tutti, ciao e grazie, vi aspetto domani.